Buonasera signore e signori, sono S88, benvenuti con l'ottava parte della nostra guida a Pokémon Y. Scusate per l'assenza, per il ritardo, ma purtroppo avevo, appunto, come avete visto dalle ultime quattro parti, diciamo tre parti, avevo registrato tutti gli episodi praticamente, ma purtroppo YouTube mi dà dei problemi, mi dice che l'ultimo video non me lo fa caricare perché tipo ne è stato caricato un altro simile, in realtà non era vero, avevo annullato un caricamento così a caso e purtroppo non mi fa caricare il nuovo video che avevo pronto, appunto l'ultima parte. Allora quest'oggi siamo qua con la nuova parte, appunto, di Pokémon Y. L'ultima volta eravamo arrivati qua da questa parte, ok, perfetto, tra il percorso 7 ed il percorso 8. Non so cosa c'è qua sotto, andiamo a vedere un po'. La squadra era quella composta da Frogadier a 18, Fletchinder al 18 e Bulbasaur, che invece è a livello 15, quindi lo metto davanti perché si dovrebbe evolvere in Ivysaur tra poco. Andiamo. Ehi signori, vieni qui. Signore, senti, ho un grosso favore da chiederti. Vorrei che prendessi cura di questo orto delle bacche. Coltivare bacche come è molto gratificante. Ok, quindi boh, vai, coltiviamo l'orto delle bacche, così almeno potremo piantare, appunto, delle bacche ed curare sia i stati fisici che i tipo punti salute dei nostri Pokémon. Ci danno, appunto, l'Irrigalotad, che credo che sia l'annaffiatoio, ci danno un po' di bacche. E quindi niente, dovremmo prenderci cura di questo orto. Oddio, sarà molto difficile, però ecco, dai, ci proviamo. Intanto vediamo di piantarne una, vai. Vediamo un po' che bacche abbiamo. Una bacca arancia e bacca pesca. Mettiamoci una bacca pesca. Perfetto. Vuoi annaffiarlo? Sì. Vediamo un Lota ad apparire dal nulla ed annaffiamolo, perfetto. Il terreno è stato annaffiato e ora è umido, perfetto. Possiamo andare. Sono un po' raffreddate, è strano ma vero che io prendo sempre del raffreddore. Non so come, ho già uno Snorlax. Esci, guarda, uno Snorlax di nuovo. Andremo a guardare il fiume. Stai dormendo. Ci risiamo, dorme proprio come un sasso e non c'è verso di svegliarlo. Guardalo, è una vera e propria montagna. È impossibile attraversare un ponte. Un momento, potrei usare Pokémon Flauto. Ah no, non puoi, non ce l'hai, giusto? E già l'ho dato via. Beh, diciamo pure che il padrone del palazzo se l'è preso, eh? Cos'è questo Pokémon Flauto? Per quelli che se lo ricordano, il Pokémon Flauto era appunto un flauto presente su Pokémon Rosso, Blu e le varie versioni, che praticamente faceva risvegliare i Pokémon addormentati. Snorlax ne è l'esempio più lampante. Potevate catturarne due di Snorlax, o almeno tentare di prenderla. Uno era tra, praticamente in mezzo tra Fuzionopoli, come si chiamava, e Aranciopoli e Lavandonia. Ecco, era vicino a Lavandonia, più che altro Boulevard Palazzo Ganzo. Qui sono allenatori da affrontare? Sì. E quindi praticamente cosa succedeva? Che un altro invece era verso Azzurropoli, dove c'era Erika la capolestra, il monoturista che manda Pikachu. Appunto potevate catturarli, almeno provare a catturarlo. Io l'avevo catturato, era anche discretamente forte. Iniziamo la lotta e andiamo subito con Sonnifero. Voglio addormentare Pikachu perché non voglio che mi attacchi più di tanto. Era un po' veramente che volevo di nuovo registrare, solo che c'è il lavoro. Comunque sia, non è che ho tantissimo tempo libero da dedicare a delle registrazioni come possono essere queste, che adesso le faccio un po' più lunghe così da avere più video. Il Pikachu selvatico però è che a cavolo, sta dormendo e mi evita tutti gli attacchi. Ok, via di pararsi insieme. Avevo detto di finire il gioco prima dell'uscita di Pokémon Rubino e Zafiro Remake, però probabilmente non ce la farò perché dovrebbero uscire tra poco, una trentina, quarantina di giorni, e non credo che sarà molto facile, ecco, riuscire a finirlo. Però ecco, tenterò di andare avanti il più possibile e magari, ecco, boh,
spero di farcela, magari riesco a prendere anche l'altro e giocarci insieme, anche se comunque sia usciranno talmente tanti giochi prima della fine dell'anno che non lo so. Tra FIFA 15, che l'ho preordinato su Amazon, che cioè, hanno tentato da oggi a prendermi i soldi per riuscire a prendere il gioco, appunto mi doveva arrivare oggi o domani praticamente, solo che non ho ricaricato la PostePay e quindi ancora loro continuano a oltre di acceso, perfetto, continuano a richiedermi il danaro, ma ancora non c'è, ancora non ce l'ho messo. Finiamo questo PG con questi riduttori. Ok, non ho più energia, perfetto. Dai. E sale a livello 16 Bulbasaur finalmente. Ok, vediamo se impara qualcosa. No, manda Psyduck, però a questo punto possiamo sconfiggerlo molto easy e facile con Antimeteo. Psyduck Antimeteo con frustata. Ho spostato anche il 3DS, perfetto. Shabang, ah, peccato. Oddio, Bulbasaur me l'aspettavo un po' più forte, specie contro Pokémon d'acqua, però vabbè, non male, dai. Oddio, a parte che frustata è speciale, se no. No, frustata è fisica, quindi stranamente il Bulbasaur dovrebbe essere più forte sul fisico che non sulla speciale, però vabbè. Ok, vediamo un po' se si evolve a livello 16 o a livello 18. A livello 16, perfetto. Abbiamo la nostra seconda, no, terza evoluzione della prima generazione. Anzi, la prima evoluzione della prima generazione. Vediamo un po' il nostro Ivysaur. Che spettacolo, era emozionantissimo quando si evolvevano i starter all'inizio proprio. Spettacolare Ivysaur! È spettacolare veramente! Grande! Grandi disegnatori che hanno. Veramente, mi piace un sacco. Vediamo se impara niente, no, col cavolo. Ok, proseguiamo. Ma sì, ormai finiamo questi allenatori con Ivysaur e poi dopo manderò avanti qualche altro. Ambra, turista, Zigzagoon. Ok, vediamo Ivysaur, il combattimento spettacolare, Ivysaur, cioè. Oddio, non è che l'hanno cambiato molto, da Bulbasaur a Ivysaur il corpo è sempre leggermente quello, anche se in realtà nei primi sprites di Pokémon rosso e blu, come Dario un po' ci insegna, praticamente Ivysaur stava con le due zampe anteriori alzate a mo' di orso ed era leggermente più grosso, però vabbè dai, si capisce. Ralts, vediamo un po', cambiamo perché Ivysaur è un po' colpito e mandiamo Fletchinder. Vediamo un po', anche lui da un pochino che non lo usavo. Vediamo un po', usiamogli. Una beccata, ma Ralts è povero in difesa. Infatti, è un brutto colpo. Perfetto. Ok. Gulpin, una mossa tipo terra o psico che non ho. Boh, proviamo con bracciale, vai. Non vorrei che magari avesse qualche cosa che magari lo tocchi ti avvelena, guarda. C'ho proprio voglia. Dai. Perfetto. E poi è grande perché Cinder quando usa un attacco sbatte più velocemente le ali. Questo è a livello 19, ottimo. Ottimo anche che i punti esperienza vengono condivisi con tutti gli altri perché almeno si sale di livello molto più pari a risposta degli DS l'altra volta. E quella era la villa che dicevano prima per ragazzi. Vediamo un po'. Reggia Aurea. Sembra tipo Versailles. Ah, bene, questo ci dà una baccaraccia. Potremmo anche tornare dietro per riprendere, ma non c'ho voglia. Chi è lui? 15 c'è chi pensa che te ne riprendi vecchio di me. Ma vabbè. Oh, salve. Lei chi è? Cavolo, che cancello. Ma chi è questo? L'ingresso costa 1000 a testa. Dio buono. Cavolo.
Mamma mia, 1.000 poche monete per questo sembra un tantino troppo. Però vabbè, entriamo praticamente nella villa, ora andiamo ad esplorarla.